Buonasera, buonasera e bentrovati per la seconda puntata dell'edizione estiva di Penalty, seconda puntata appunto di Penalty estate. Un'altra ora da passare in compagnia dei colori azzurri, come sempre succede ormai da ottobre scorso al giovedì. Parleremo anche questa sera di quest'Empoli che sta piano piano nascendo, anche se nell'ultima settimana non sono successe a dire la verità grandi cose, però il tema del calciomercato sarà ovviamente in primo piano anche questa stasera. Però prima di iniziare la puntata, prima di parlare appunto di calciomercato, di calcio e di Empoli, la redazione di Antenna 5 e di pianetaempoli.it si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Ciro Esposito, tifoso napoletano rimasto coinvolto negli scontri successi prima di Fiorentina-Napoli lo scorso maggio in occasione della finale di Coppa Italia e colpito al petto da un colpo di arma da fuoco. Ci uniamo ovviamente al cordoglio della famiglia, degli amici, dei conoscenti scioccati da come ancora una tragedia del genere vada ad incrociarsi con il mondo del calcio. Do la buonasera ad Alessandro Marinai. Ciao Alessio, buonasera a tutti. Credo, Alessandro, ci sia poco da aggiungere a questo breve comunicato doveroso che abbiamo fatto. Direi pochissimo da aggiungere perché se ne va una giovane vita per una partita di calcio e questo non è tollerabile fino a che si continuerà purtroppo a morire di calcio, significa che c'è qualcosa che non va in questa società. Proviamo però, Alessandro, a fare quello per cui siamo qua questa sera, quindi proviamo a parlare ancora del lato bello, insomma, del calcio che piace a noi, quello giocato, anche se in questo momento tanto giocato ovviamente non è, si parla più di trattative e di affari e quindi ovviamente il calciomercato. Dicevamo che non è successo molto in settimana, però settimana scorsa eravamo a commentare anche in compagnia di Daniele Rugani quelli che sarebbero stati gli esiti delle compropietà. C'erano un paio di situazioni che erano in pending, quella di Vincent Laurigny e quella di Mario Rui. Insomma, l'Empoli ha fatto il suo dovere, Alessandro ha portato a casa tutti i big che erano invischiati in queste compropietà, alcune sono rinnovate, alcune invece, come nel caso di Laurigny e di Mario Rui, abbiamo tutto quanto il giocatore in casa. Sì, per quanto riguarda il primo step, ovvero quello relativo alle comproprietà, direi che l'Empoli ha fatto il massimo che poteva fare nella risoluzione, nella determinazione di queste comproprietà. Adesso stiamo attendendo il prossimo step. Questa settimana mi sembra sia stata un po' interlocutoria, dove non è successo niente, ma comunque è cambiato un obiettivo, diciamo così. Però insomma, quella di Vincent Laurigny sembrava, fino a giovedì scorso, ti ricordi, parlavamo anche con il collega Di Carpi, sembrava su una situazione destinata alle buste, che forse avrebbe messo in mezzo, per evitare le buste, una contropartita tecnica, si parlava di Signorelli, invece alla fine il gioco del Carpi, mi venga passato il termine, sembrava quasi un bluff, alla fine hanno chiuso a 450.000 euro, questo perlomeno è quello che trapela, che era la cifra che l'Empoli appunto sarebbe stata disposta a pagare fin dall'inizio. Ricordiamo che il Carpi aveva alzato l'asticella fino addirittura a 700.000 euro. Sì, questo ha avuto pienamente ragione il collega del Carpi, lui più di noi, ricordo, era molto sicuro che il Eh sì. Carpi e l'Empoli avrebbero trovato l'accordo senza ricorrere alle buste. In questo ha avuto ragione, ne ha avuto un po' meno per quanto concerne la contropartita, perché fu lui a fare il nome di Signorelli. Mi risulta che Franco però vestirà ancora la maglia dell'Empoli. Sì, attualmente non ci sono assolutamente controindicazioni da questo punto di vista, anche se non è escluso, Alessandro, che Empoli e Carpi possano anche tornare a parlare in futuro per qualcos'altro. Noi abbiamo battuto il nome di Gagliolo, è un obiettivo che interessa, non al 100%, ma comunque interessa in parte la dirigenza azzurra e chissà che insomma, poi nelle scelte che vengono fatte Franco Signorelli, io ovviamente non credo questo, però che Franco Signorelli possa poi essere magari mandato a fare un minutaggio più importante in serie B, perché credo che per quelli che sono Alessandro Piani della società azzurra, il titolare del prossimo anno non sarà sicuramente Franco. Per tutto il bene che noi possiamo volere appunto a questo giocatore, che grandi cose ha fatto nelle finali di stagione, eh? Non ce lo No, dimentichiamo. non credo assolutamente che partirà titolare e credo altresì che per il futuro di Signorelli sarà importante anche vedere che tipo di mercato si sviluppa per l'Empoli, soprattutto per quella parte del campo, perché è inutile stare a girarsi intorno. L'Empoli dovrà andare ad attingere a Sì. quelle occasioni che gli si presenteranno, magari con partnership con alcune big, quindi ha
al momento io credo che neanche l'Empoli, neanche Carli sappia esattamente quanti e quali giocatori potranno arrivare ad Empoli, soprattutto in quali ruoli. Intanto si continua ancora a festeggiare un po' la promozione, una bella iniziativa della Panini che lunedì uscirà con una bustina gratuita su Corriere dello Sport e Tutto Sport, in cui si celebra l'avvenuta promozione degli azzurri in Serie A con una figurina speciale, eccola qua, la possiamo vedere. Ringraziamo anche appunto la Panini per avercela girata, quindi insomma ancora la promozione è viva, la sentiamo ancora addosso e continuamente anche esternamente ce la ricordano, eh? Beh sì, ma fa sicuramente piacere, questa è una bella iniziativa della Panini, un'iniziativa da accogliere con estrema soddisfazione, probabilmente, anzi sicuramente qualcuno tornerà in edicola per accaparrarsela. Io sarò tra quelli. Un argomento che abbiamo già iniziato ad affrontare anche la scorsa settimana per quanto riguarda il mercato è quello dei portieri, perché comunque si stanno facendo alcune voci. Si parla in maniera sempre più prepotente della possibilità che possa arrivare ad Empoli Sepe, si butta dentro il calderone anche le ali e si fanno delle voci che riguardano Alberto Pelagotti. Allora, facciamo una bella cosa, siccome Alberto Pelagotti, lo ringraziamo, è in linea con noi, chiediamo direttamente ad Alberto un po' di cose. Io intanto lo saluto, ciao Alberto, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, ciao Alberto. Ciao. Come stai? Bene, tutto bene, grazie. Allora, senza tanti giri di parole, perché abbiamo scritto anche noi qualcosa, ci stiamo documentando, si fa una voce che ti vorrebbe quasi vicino alla Salernitana. Dici tu, Alberto, un po' le cose come stanno. Sinceramente io ancora non ho parlato con la società, ho parlato soltanto con il mio procuratore Gianluca Berti e abbiamo valutato insomma un po' la posizione, però sinceramente in questo momento non c'è niente di vero, quindi cioè ancora non so cosa vuol fare l'Empoli, non so cosa vuol fare cioè le voci della Salernitana, sinceramente non so veramente niente. E adesso vediamo un po' come si svilupperanno le cose. Alberto, non sai cosa vuol fare l'Empoli, ma sai però cosa vuol fare Pelagotti. Ah sì sì, questo sicuramente. No, per me non c'è, io sinceramente non c'è problema per nessuna posizione, nel senso che se rimanga Empoli sono scontentissimo, perché chiaramente sarei felicissimo di vestire la maglia dell'Empoli in Serie A. E se dovesse andare via, niente, sarei contento uguale, chiaramente per la stagione passata, e cercherei insomma di giocarmi al meglio le mie carte per appunto tornare poi magari a Empoli se magari meglio, speriamo, se l'Empoli rimarrà in Serie A un altro anno. Io personalmente ti dico la verità, non lo so, cioè, per me chiaramente converrebbe sicuramente andare a giocare, come tutti sapete, però il mio cuore mi spinge anche a stare a Empoli, quindi al momento sono un po' indeciso. L'altro giorno, Alberto, parlavamo privatamente con Maurizio Sarri, che ci ha detto una cosa molto bella secondo me, perché appunto parlavamo anche di te, e diceva: Alberto, dal mio punto di vista, quindi quello di Maurizio Sarri, deve andare a giocare, perché non può uno come lui perdere un altro anno. Però a me dispiace da morire, perché perdiamo una persona, un uomo che nell'alchimia del nostro spogliatoio non è importante, è fondamentale. Sì, a parte che vabbè, ringrazio chiaramente il mister per queste parole, fanno sempre piacere. Chiaramente non c'è niente di sicuro che vada via al 100%, perché chiaramente se non riesco a trovare qualcosa che mi piaccia veramente, chiaramente sarei costretto a rimanere a Empoli, diciamo. Giusto. Però chiaramente cioè, se trovo qualcosa di importante è chiaro che cioè, capisco anch'io che devo andare a giocare e mi faccio da parte tranquillamente. Per quanto riguarda il fatto dello spogliatoio, sì, penso che in quello spogliatoio si era creata insomma un'alchimia giusta fra tutti i giocatori e anche i dirigenti che erano dentro, e insomma, e per quanto riguarda il carisma e il prendere lo spogliatoio in modo positivo, penso di essere stato insomma uno dei protagonisti insomma della stagione. Ma Alberto, ci puoi comunque dire o confermare almeno che qualcuno ti ha cercato?
Sì, posso allora, Alessandro, sinceramente ti giuro, guarda, ti dico la verità, queste sono testuali parole mie, che ti dico non so niente di Reale, però mi ha detto Gianluca che sta lavorando, Berti mi ha detto che sta lavorando per me, e qualche richiesta effettivamente c'è stata, però non so né che squadra era né che squadra non era. Ho letto sul sito, su Pianeta Empoli, una volta che ci sono andato, della Salernitana. Però ti dico la verità, no, non mi farebbe piacere scendere in C dopo l'anno che della promozione, quindi sarebbe l'ultima delle mie scelte, diciamo. Ok, lo trovo anche giusto, Alberto. Io ti ringrazio, Alberto, ti mando un grandissimo abbraccio. Da una parte spero di cuore di rivederti il 14 di luglio quando ci sarà il raduno. Questo sicuramente. E allora ci abbracciamo in quell'occasione. Grazie ancora, goditi questi ultimi giorni di vacanza. Grazie mille, grazie. Ciao Alberto, grazie a te. Ciao Alberto. Ciao Alessandro, ciao. E, insomma, ti fa capire come l'attaccamento allo spogliatoio alla fine possa essere veramente quasi più importante di andare a giocare da protagonista. Sinonimo, io ad Alberto è chiaro che posso augurare di fare la scelta più giusta, perché poi deve sapere lui cosa fare, però ti fa capire cosa si è creato in quello spogliatoio. Questa è una cosa importantissima, è la grande forza dell'Empoli, quella che dovrà, su cui si dovrà far leva anche Alessandro nella prossima stagione, indubbiamente. Questo sicuramente. Poi Alberto è uno di quelli che la maglia ce l'ha cucita addosso. Cioè, parlando di lui, noi ci troviamo in mezzo a due fuochi, perché da una parte ci sarebbe il piacere e anche la voglia di vederlo giocare, di mettersi all'opera per crescere, per tornare più forte di quello che è, da una parte però dispiace perderlo, quindi non è facile, soprattutto credo anche per lui, prendere una decisione giusta. Io torno a ripetere, e l'ho detto più volte, che secondo me doveva andare via 2 anni fa, magari oggi sarebbe stato pronto per giocare titolare in Serie A. Allora, intanto ricordiamo che anche stasera, ovviamente, ci mancherebbe altro, da casa potete interagire insieme a noi, lo potete fare sostanzialmente in due maniere: o su Facebook, dove abbiamo già aperto sulla pagina di pianetaempoli.it un post con scritto "adesso in onda la seconda puntata di Penalty Estate", lì potete lasciare una domanda, un commento che proveremo ad analizzare e sviluppare durante la serata, oppure via mail info@pianetaempoli.it per chi appunto non utilizzasse Facebook. E una domanda è arrivata, io la faccio a te Alessandro, perché rimango un po' spiazzato. Guido ci chiede: siete interessati, quindi l'Empoli è interessato alla mezza punta Domenico Suriano? Io un attimo di silenzio, perché anch'io sono rimasto, non conosco. Adesso cercheremo, non sono arrivate voci circa questo nome, non è uno dei nomi che in questo momento sta circolando nelle segrete stanze del Monteboro, quindi no, però evidentemente è un giocatore che deve essere preso in considerazione, lo andremo intanto a ricercare. Vediamo di chi si tratta, quanti anni ha, perché insomma tirare fuori un nome così che io personalmente non ho mai sentito, non credo che si possa inventare, magari Soriano sbagliato, ma Soriano no, poi ha un altro nome, e poi fa anche un altro ruolo, quindi non ti dicevo, per tirar fuori un nome così che non è mai circolato, magari qualcosa di vero, un rumors c'è stato. Io intanto andrei a vedere quanti anni ha, magari è un 96. Dopo lo guardiamo. 97. Allora, abbiamo detto, non è successo di fatto niente di ufficiale in settimana, se non la risoluzione delle comproprietà. Però un po' di voci ci sono, alcuni nomi stanno iniziando a farsi spazio, anche un po' aggomitate su pianetaempoli.it, ma un po' su tutta quella che è la stampa locale. Adesso, se vogliamo parlare di questo ragazzo qua, se magari la regia ci manda in onda anche l'immagine, perché è il sogno segreto, il sogno proibito. Nostro o suo? No, penso anche suo, anche se magari Riccardo sicuramente... Era ovviamente una battuta. Però nostro sicuramente, sogno proibitissimo e importante. Sai, ora è vero che si parla di calciomercato, è vero che di mezzo c'è una società importante blasonata come il Milan, è vero che di mezzo ci sono soldi e tanti, però è anche vero che quando due entità si vogliono fortemente... È difficile che poi le strade non si incrocino, al netto, ti ripeto, delle trattative che intavolerà il Milan, visto che il cartellino è di proprietà della società rossonera. Però io credo che ci vorrà pazienza con Saponara,
ci vorrà calma, vedere come si evolverà il mercato, che probabilmente, non lo so, ma probabilmente può subire anche un'accelerata con l'eliminazione dell'Italia. Stropicciati un po' gli occhi, Alessandro. Guarda, dell'Italia dal mondiale, e quindi magari alcune operazioni si potranno anche anticipare. Vedremo. Lui, ma ci vorrà calma. Possiamo, ripeto, anticipare questo. Lui dovrà incontrare settimana ventura Filippo Inzaghi, il nuovo allenatore del Milan, con il quale ovviamente avrà un colloquio per capire un attimino anche quelle che sono le reali intenzioni della società rossonera, dove Riccardo ovviamente andrà a far presente che ha bisogno di giocare, non può permettersi di fare un'altra annata come quella appena passata. Poteva essere inserito, perché questa è notizia che possiamo tranquillamente dare, poteva essere inserito, abbiamo anche scritto, nell'eventuale trattativa che il Milan poteva intraprendere con il Verona per l'arrivo in rossonero di Iturbe. Sembra che il Milan abbia fatto dei passi indietro, adesso la Juventus, da quello che sto capendo, che è molto molto forte sul giocatore giallo-blu, Scaligero, e quindi di fatto Riccardo fa un passo indietro anche da questo punto di vista. E se deve essere mandato in prestito, tutti sono consci, la società rossonera, Gagliani per primo, che la miglior piazza non può che essere quella di Empoli. Ma infatti, cioè, io non ci penserei neanche due secondi se fossi un dirigente del Milan. Cioè, voglio dire, sono molto semplici i fatti. Io ho fatto un investimento su un ragazzo giovane di prospettiva che l'anno scorso per varie vicissitudini non ha giocato, non è riuscito a mettersi in mostra, vado alle comproprietà, lo riscatto, quindi spendo altri soldi, io mi trovo ad un bivio, io Milan, o lo faccio giocare titolare, o quantomeno lo considero uno tra i titolari, oppure lo devo mandare a giocare in prestito, non in comproprietà perché non si possono più fare, e mi giro intorno e dico: dove lo posso mandare in prestito? C'è l'Empoli in Serie A, è una piazza ideale per lui. Io non ci penserei neanche un minuto, saremo di parte, per carità, ovviamente, però, ovviamente. Però mi sembrerebbe una soluzione logica, quantomeno. Speriamo magari settimana prossima di poter parlare non tanto con Riccardo, perché in questo momento è giusto anche che lui non parli, ma con l'agente di Riccardo Saponara, Luca Montipò, magari ci potrebbe fare un po' un quadro della situazione e riportare anche magari in maniera un pochino più esterna quelli che sono i pensieri di Riccardo. Ti dico intanto, la redazione di Pianeta Empoli si è attivata. Suriano gioca nel Pomigliano d'Arco in Serie D, ha fatto 8 gol in 23 partite ed è un classe 1988. Io chiedo Venia, giusto, 88. Non conoscevo 88, non conoscevo questo calciatore, ma sicuramente è uno che potrà anche fare grandi cose, però in Serie A la vedo 26enne, la vedo un po' dura, eh? Sì, che molto, dici? Molto 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 dura. Allora facciamo una cosa, perché poi ci sono altri argomenti da trattare, vedremo anche una bellissima e corposa intervista fatta qualche giorno fa a mister Maurizio Sarri, che è tornato a parlare dopo la presenza qua a Penalty. Quindi ci fermiamo per quello che è il primo break pubblicitario e poi ci troviamo qua in diretta. Penalty. Siete una giovane coppia e pensate a una casa tutta vostra? I mutui Sereno Fisso Giovani Coppie della Banca di Cambiano vi riservano condizioni particolarmente agevolate, garantendovi tutti i vantaggi del tasso indicizzato e la serenità del tasso massimo prefissato. Informatevi presso le filiali della Banca di Cambiano o su bancacambiano.it. 3,46 m. 3 o 5 porte. Touchpad mirror screen, tetto airscape, telecamera di retromarcia, nuova Citroen C1 Urban by Nature. Scoprila in tutti gli showroom Citroen. Concessionaria Citroen Eurocar a Empoli in via Giuntini 49, succursale Barberino Valdelsa, via Petrarca 9. Questo è Fondi Rustici, questo è il luogo dove viene fatto e sviluppato questo progetto con la partecipazione dei cittadini. Cittadini che possono investire ragionevolmente in un progetto sicuro che crea immediatamente posti di lavoro per occupare il bianchino, l'elettricista, l'idraulico sul piano locale in questa zona. E investire ha senso perché siamo la misura del nostro sviluppo e la garanzia dello sviluppo stesso. Possiamo farlo in questo momento di grande crisi. Dobbiamo avere fiducia, io ci credo, crediamoci insieme.
Arredare casa può essere facile. La differenza è CL Arredamenti a Montespertoli. Affidati a un progettista che lo fa con te per scegliere un arredamento che ti rappresenti, dove ti riconosci e ti senti a casa tua. Puoi cercare di risparmiare approfittando delle occasioni esposte, oppure organizzare un progetto di spesa che sia economico e su misura per te. E se vuoi, CL Service si occupa anche delle opere murarie, elettriche, idrauliche. La differenza è CL Arredamenti a Montespertoli, da 30 anni sinonimo di qualità. Le case diventano belle se arredate con CL. Sabato 28 e domenica 29 giugno arriva Genio Gioco. Vinci diventa la capitale dei bambini. La città di Leonardo apre le porte della fantasia con spettacoli, animazioni, laboratori, sport e tante sorprese. Un mondo di esperienze a disposizione dei bambini per giocare, imparare e crescere divertendosi. Genio Gioco a Vinci sabato 28 e domenica 29 giugno. Informazioni su geniogioco.it. Ricorda, anche Leonardo è stato bambino. Da Paci Giocattoli al limite sull'Arno è arrivata l'estate. Casine da 89,90 euro. Le 21:23, rientriamo in diretta per la seconda parte di Penalty Estate, seconda puntata della versione estiva della trasmissione che per tutto l'anno al giovedì sera ha parlato di Empoli Football Club e continua anche appunto in quest'estate, perché insomma bisogna tenerci sempre aggiornati su quelle che sono le vicende della squadra del nostro cuore. Alessandro, facciamo un passo indietro, abbiamo parlato di comproprietà, abbiamo analizzato in maniera più dettagliata la situazione di Vincent Lorini. C'è stata poi anche quella di Mario Rui, che a sorpresa in questo caso è arrivato interamente all'Empoli. In quel caso lì siamo andati alle buste che poi per la verità sono state buste a metà, il Parma non ha di fatto presentato offerta e quindi Mario Rui, come dal regolamento, è finito interamente all'Empoli. E la cosa, positivamente, non ci nascondiamo, ci ha particolarmente sorpreso. Ritrovarsi un giocatore del genere senza grossa fatica, diciamo così, perché il Parma non ha gareggiato a questo posto, probabilmente avrà finito il pacchetto delle buste, ne avevo 800 di giocatori con proprietà. Comunque, battute a parte, snellirsi anche lui in maniera importante. Sì, mi pare che il Parma stia vivendo un'estate turbolenta, diciamo così, in attesa poi del ricorso al TAS per quanto concerne la licenza UEFA, ma mi pare che debbano i dirigenti del Parma piazzare svariati giocatori, ma credo che avranno molto da lavorare. Comunque, per restare nel tema di Mario Rui, come ti dicevo, avere in dote a titolo definitivo un calciatore del genere che nella scorsa stagione, sai bene, che è andato in crescendo, perché almeno per quanto riguarda il mio parere, fino a gennaio non aveva fatto benissimo. Poi è scattata una molla. Ce l'ha quasi confermato qua in studio a Penalty, c'era quasi la voglia di andare. Sì, infatti qualcosa non era andato esattamente al suo posto, però è andato in crescendo, ha fatto un giro di ritorno molto positivo e il finale strepitoso. Quindi sono molto contento che sia rimasto, è un altro giocatore giovane che sicuramente si giocherà le sue chance per quanto riguarda il giocare o meno in Serie A da titolare o comunque negli scampoli di partita. Io sono molto convinto che possa fare bene anche nel massimo campionato. Tanto un ex azzurro, Alessandro Berentelli, andrà ad occuparsi del settore giovanile del Trapani, settore giovanile che, ve lo diciamo fin da adesso, poi ve lo ricorderemo a fine puntata, sarà protagonista in maniera molto forte della prossima puntata di Penalty Estate, giovedì prossimo, poi vi racconteremo un po' di cose in chiusura, mentre si allontana leggermente la possibilità che Mirko Eramo possa tornare all'Empoli. Ricordiamo che Mirko Eramo era venuto in azzurro a gennaio con la formula del prestito secco, quindi a fine stagione torna immediatamente di proprietà della Sampdoria. Sembra che la Ternana in questo momento sia su di lui e la Samp stia pensando di poterlo dare appunto ai rossoverdi. Con la Sampdoria, e anche qui parleremo più avanti specificatamente di Samp, c'è da fare un discorso che riguarda Massimo Maccarone, un discorso che sta portando avanti ovviamente lo stesso giocatore. Ti voglio chiedere però non di Maccarone ma di Eramo, se secondo te Eramo potrebbe essere un giocatore importante per il centrocampo azzurro della prossima stagione in Serie A, giocatore che si era già affacciato alla massima categoria. Ma non lo so, io faccio una considerazione
per quello che sono i fatti. Io penso che se l'Empoli voleva confermarlo, voleva provare a tenerlo, si sarebbe già mossa. E non mi risulta che abbia fatto le corse per la conferma di Eremo. E poi tu mi dici che la Sampdoria vorrebbe mandarlo a giocare a Terni, evidentemente anche a Genova sponda blucerchiata, si ritiene che debba ancora crescere, debba ancora farsi delle esperienze nel campionato cadetto prima di arrivare in Serie A. Non lo so, sono supposizioni che faccio io, però credo che al momento sia out dalla rosa dell'Empoli. E allora, dicevamo che dopo essere stato qua a Penalty 3 settimane fa, si è preso un periodo giustamente di vacanza per staccare, anche se mi hanno detto che non ha staccato del tutto dal calcio giocato, dalla tattica, dai nomi che potrebbero poi comporre la rosa del prossimo Empoli. È tornato lunedì scorso a parlare mister Maurizio Sarri, lo ha fatto a margine della cena azzurra che si è volta a Spicchio, dove gli è stata consegnata la Chiocciola d'Oro 2014. Allora andiamo a sentire, l'intervista è molto corposa, dura quasi 7 minuti, andiamo a sentire cosa dice mister Maurizio Sarri. In compagnia di mister Maurizio Sarri per la consegna della Chiocciola d'Oro 2014, Chiocciola d'Oro che viene consegnata al tecnico dell'Empoli Football Club per questa bellissima cavalcata, questi stupendi 2 anni coronati con la promozione in Serie A, ma anche mister per quello che hai saputo dare in questi anni ad Empoli, all'Empoli, la tua umanità, quello che è arrivato, prima si è sempre detto, prima l'uomo e poi l'aspetto tecnico, che quest'anno insomma ci ha regalato grandissime soddisfazioni. Sai, spesso poi uno dà per quello che riceve. Io qui penso di aver ricevuto molto, sia dalla città, dai tifosi, ma anche tutti i giorni dalla gente che ha lavorato insieme a me, perché io avevo la fortuna di avere uno staff di grande valore, sia morale che professionale, di avere un gruppo di giocatori di grande valore, anche loro soprattutto dal punto di vista umano. E quindi quando uno si trova in un contesto di questo genere diventa anche molto più facile dare, perché ti senti in un contesto in cui giornalmente ricevi. Senti, stai facendo il conto dei giorni, quanto manca per ricominciare a lavorare sul campo? Ma sai, è chiaro, è un'esperienza che ci gratifica tutti e che l'affrontiamo tutti con un grande entusiasmo e l'affrontiamo anche con grande timore, come è giusto che sia, perché probabilmente entriamo in una dimensione diversa e la nostra realtà, questa dimensione, si sa che è una realtà che può fare tanta fatica e tanta sofferenza, però è anche giusto, dopo questi 2 anni stupendi in Serie B, andare a misurarsi. Sì, ritorno al discorso della premiazione di questa sera, perché ormai insomma Empoli per forza di cose ti è entrata dentro e quello che succederà un domani, in un futuro, io mi auguro molto molto lontano, te la porterai sempre dietro, per forza di cose, dietro e dentro. E questo è chiaro, nella vita di un allenatore e di un giocatore penso ci siano delle realtà che poi sono quelle maglie che ti si stampano addosso e le porti per tutta la vita. E a me mi è successo raramente in questi anni, in 2 o 3 posti mi è successo e chiaramente poi questa è la storia più importante e la maglia più importante sarà questa per tutta la vita. Senta mister, il campionato di Serie B è stato difficile, lo sappiamo, e il campionato di Serie A lo sarà ancora di più, e vorrei chiedere, dato il fatto che in questi giorni si parla spesso e volentieri di mercato anche in visione azzurra, se c'è qualcosa di vero in quelle che sono le voci che stanno girando sulla sua squadra, se c'è qualcosa che ritiene da dover aggiustare o modificare, migliorare. Qualcosa da aggiustare ci sarà sicuramente, per quanto riguarda le voci io penso che non ci siano voci vere in questo momento, perché perlomeno me il direttore mi ha detto che fino a questo momento ha lavorato solo e esclusivamente sulla risoluzione delle comproprietà, quindi non penso ci siano altre trattative in questo momento. Ci sarà da aggiustare qualcosa a livello di rosa, ci sarà da aggiustare qualcosa dal punto di vista tattico, però questo ce lo diranno le difficoltà che dovremo affrontare e che non saranno poi. Soprattutto ci sarà da cambiare la mentalità, perché veniamo da 2 stagioni in cui abbiamo perso una partita ogni 5 e probabilmente il prossimo anno ci saranno periodi
in cui ci saranno da perdere 3, 4, 5 consecutive, e questo non ci deve scalfire, quindi ci sarà da cambiare anche a livello di mentalità. Senti mister, le comproprietà immagino tu sia contento, sono arrivate tutte le conferme che dovevano arrivare, abbiamo trattenuto tutti i calciatori che hanno fatto parte di questa grande cavalcata, da Rugani a Barba, a Malerui, Laurini anche. Io sono contento perché ho detto, sono tutti ragazzi a cui ci hanno fatto bene, a cui sono fortemente affezionato e a cui sono debitore perché ci hanno dato tantissimo e mi hanno dato tantissimo, quindi sono contento che rimangano. Poi ho detto, penso che all'interno delle società ognuno debba rispettare i propri ruoli, siccome a me mi fanno allenare in grandissima autonomia, è giusto che il direttore faccia tutte le sue scelte in grande autonomia. Io mi fido in maniera totale di Marcello e sono convinto alla fine una squadra che non potrà essere una squadra di grande livello per la categoria sarà, penso sia evidente, però penso si può tirare fuori una squadra dignitosa e fare un campionato dignitoso sapendo sempre chi siamo. Senti, Pietro Accardi, team manager, anche lui darà una mano insomma, nel lavoro di spogliatoio, secondo me è una scelta molto importante e azzeccata. È una scelta importante e penso sia stata fatta con intelligenza, perché Pietro è un ragazzo intelligente, sveglio, vispo, che in questi due anni ha fatto un lavoro oscuro grandissimo. Ci ha dato una piccola mano in campo perché ha avuto tante problematiche fisiche e poi l'hanno portato a smettere anche piuttosto giovane, però in questo ruolo un ragazzo ci può dare tanto, ma ci ha dato già tanto in questi due anni, perché all'interno dello spogliatoio era un personaggio molto ascoltato e molto seguito e lui ha fatto un grande lavoro secondo me. Senti, per chiudere, si parte il 14 luglio, hai già stilato il canovaccio di quello che sarà la prima parte di lavoro, di ritiro? Ma sì, la prima parte sì, poi penso che tutto debba essere aggiustato dopo una prima valutazione dei primi giorni e quindi i programmi successivi su tipi di lavoro da fare andranno in divenire rispetto a quello che veniamo in campo tutti i giorni. E abbiamo programmato nei dettagli solamente le prime 7-8 sedute e dopo abbiamo un programma di massima, ma siamo pronti a cambiarlo. Ha avuto modo di osservare il mondiale, come vedi la nazionale? Domanda di riserva? No, domanda di riserva, io non è che l'abbia seguito molto sinceramente il mondiale, ho visto anche partita, ho visto le due partite dell'Italia, abbiamo fatto un ingresso nel mondiale di discreto livello, abbiamo fatto una brutta seconda partita, purtroppo noi italiani a livello di mentalità spesso siamo questi e quindi era anche prevedibile che la partita potesse essere di livello scadente, magari si poteva portare a casa un risultato migliore, però ora siamo spalla al muro e noi siamo un popolo e diamo il meglio, siamo le spalle al muro, quindi vediamo quello che succede, però ti ho detto, lo sto guardando in maniera molto, molto leggera, senza seguirlo. Questo c'è un altro azzurro, mister, diciamo la verità. Ma diciamo voglio molto più bene all'altro azzurro e a questo. Anche noi, grazie mister. Sì. L'ho visto rilassato, Maurizio Sarri. La moglie mi ha detto non del tutto, anche in ferie, insomma, era lì a fare i suoi schemini, però l'ho visto più rilassato. Sì, sì, molto più rilassato rispetto alle ultime partite, rispetto alla partita contro il Pescara. Anche quando venne qua penalti 3 settimane fa era ancora adrenalinico, era ancora sul pezzo lui. Sì, sì, ma io proprio in mente e negli occhi la sua partecipazione alla partita con il Pescara, perché l'avevamo accanto, sì, no? Sì, praticamente. Quindi vederlo in quell'occasione, poi vederlo molto molto più rilassato alla Sagra della Chiocciola, beh, ce ne corre. L'ho visto bene, sereno, ansioso anche fra virgolette di iniziare questa avventura che per la prima volta lo vedrà protagonista in Serie A. Quanto sarà importante anche il prossimo anno Alessandro Maurizio Sarri? Ma io credo moltissimo, perché comunque Sarri ha plasmato questo gruppo, ne è l'artefice di tutti i grandi successi che ha fatto sin dall'anno scorso, dove aveva sfiorato la promozione, e quest'anno dove l'ha centrata direttamente. Credo anche, anzi ne sono convinto,
che il gruppo sia tutto con lui, perché non abbiamo mai sentito mai mezza parola contro, mezza polemica, ma abbiamo appena sentito Pelagotti che non ha giocato un minuto e comunque sia è molto titubante nell'andare in un'altra squadra. Questo la dice lunga sull'ambiente che c'è all'interno del Castellani, creato da Sarri, creato anche da tutto lo staff, dalla società, eccetera, eccetera. Sarri è un punto di riferimento, Sarri poi sarà smanioso di misurarsi contro i grandi campioni, contro le grandi squadre e credo che, l'ho già detto giovedì, lo ripeto oggi, lo ripeterò anche più avanti, credo che qualche soddisfazione ce la toglieremo. Allora, Leonardo da casa ci chiede due cose: a quando la campagna abbonamenti? La campagna abbonamenti, l'abbiamo detto anche giovedì scorso, è di fatto ai dettagli, i prezzi sono già stati stirati da parte della società, si stavano cercando di sistemare le ultime cose anche per l'aspetto della comunicazione di questa. Indicativamente, poi saremo ovviamente più precisi anche su pianetaempoli.it, nei notiziari qua su Antenna 5, indicativamente la settimana prossima potrebbe essere quella buona per il via alle prelazioni. Ci saranno 10-15 giorni in cui i vecchi abbonati potranno rinnovare il loro posto e poi il via alla vendita libera. I prezzi sono veramente molto molto interessanti, c'è riservo su questo e non possiamo assolutamente dirvi niente, però i prezzi sono molto interessanti. Sempre Leonardo ci chiede se c'è un interesse su Mancosu. È un nome che piace, ma interesse vero e proprio non c'è. Non so se Alessandro, se tu sai qualcosa in più. No, no, non so niente in più e non credo che l'Empoli voglia puntare su Mancosu. Mentre Niccolò, così esauriamo anche un'altra domanda che ci viene fatta da casa, ci chiede questo, e te la giro a te la domanda: per affrontare la Serie A quanti giocatori mancano a questa squadra? Pensate che oltre a giovani giocatori abbiamo bisogno anche di gente con esperienza? Perché si parla molto della gioventù, anche mister Sarri ci ha rimarcato molto su questo. Ma allora, giocatori, tanto per cominciare... Ieri ha fatto un'analisi, parlavamo con Pietro Accardi, ha fatto un'analisi molto logica su quella che è la difesa, dove lui dice che la difesa deve essere assolutamente giovane. Sì, 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 ma infatti sarà giovane. Dicevo, per quanto riguarda i calciatori che mancano, intanto quelli che se ne sono andati dovranno essere rimpiazzati, minimo ci vogliono due giocatori per ruolo. Questo è un po' il dettame, non dell'Empoli, ma di tutte le società, anche se qualcuno ce n'ha 40, 45, sì, vabbè, eccetera, credo... eccetera. E questo è il primo input. Poi chiaramente servirà l'attaccante, serviranno un paio di centrocampisti importanti, servirà un difensore, anche questo poi credo ne parleremo più avanti, mi pare che sia stato individuato in un elemento molto giovane. Io voglio sposare la causa della gioventù, ma non solo dell'Empoli, spero vivamente con tutto il cuore che il campionato italiano, le società di calcio, il campionato italiano capiscano che è l'ora di investire sui giovani, l'ora di investire su se stessi, sull'Italia, per cercare di rilanciare questo calcio che è decaduto e cercare di dare finalmente un'identità precisa a questa nazione, perché dei calciatori bravi ce ne sono tanti, specialmente del 94, sì, e a scendere, certo, ci sono tantissimi giocatori interessanti che nulla hanno da invidiare a perfetti sconosciuti che arrivano da oltre frontiera solamente perché hanno un nome esotico o un nome intrigante per ammaliare il tifoso per correre a fare l'abbonamento. Io sono fermamente convinto che l'Italia, e l'Empoli lo dimostrerà il prossimo anno, debba puntare sui giovani. Però ti ammalio con uno che italiano non è e che sembra veramente molto 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 prossimo a poter vestire la casacca azzurra. Hai studiato un po', Alessandro, questo signore? Rodrigo Aguirre. Sì, è straniero, però è straniero, però è giovane, perché è un 94. 94 anche lui. Io non lo conosco, ho visto qualche filmato e quindi mi posso esprimere con cautela. Dal filmato sembra che abbia grosse potenzialità fisiche, però vediamo ancora. È una pista molto calda, come è scritto anche nel titolo, e probabilmente si concretizzerà anche, però aspettiamo, non lo conosco, quindi vorrei prendere tutto molto soft. Ti ripeto, il mio pensiero principale
che è accresciuto dopo l'esito del mondiale è che bisogna puntare sui giovani. L'Empoli ne ha tante anche del proprio vivaio, c'è anche qualche straniero per carità, però insieme ci sono anche i giovani italiani che sono bravi e che meritano e hanno voglia, hanno bisogno di farsi vedere, di misurarsi in questo campionato. Ne approfitto, visto che se ne è parlato, di Cataldi nei giorni scorsi, pare che la Lazio ponga un po' di resistenza. Ne volevo parlare, ma è un pochino più dettagliata. Sì, ma poi ne parleremo. Volevo riallacciarmi proprio a questo discorso, perché la Lazio pare che opponga un po' di resistenza, perché crede nel ragazzo e c'è una corrente che dice che lo voglia tenere nella capitale. Se così fosse, e quindi se non dovesse arrivare ad Empoli o in qualsiasi altra squadra, spero vivamente che la Lazio lo tenga per farlo, giocare. Chiudiamo il discorso Aguirre, perché Aguirre è vero, la pista è veramente molto calda e anche sia Maurizio Sarri ma anche i dirigenti, insomma, ci hanno detto che la strada potrebbe veramente portare questo giovane classe 94 ad Empoli, e Aguirre, anche se è sbagliato a metterla così, annulla di fatto tutte quelle che sono state le voci, la settimana scorsa ne abbiamo parlato spesso e volentieri proprio da questi studi, di Nico Lopez, e lì c'è stato un errore invece di comunicazione da parte di colui che fa comunicazione per l'Udinese, perché la notizia che doveva uscire era proprio quella di Aguirre, invece non si sa perché è uscita quella di Nico Lopez, che ha spiazzato un po' tutti. Poi la società azzurra ha fatto chiarezza: il giocatore che l'Udinese sta proponendo e che interessa all'Empoli è assolutamente Rodrigo Aguirre. Questo per fare, Alessandro, chiarezza e mettere, insomma, un punto anche su questa cosa qua. Il re del mercato, sì, non facciamo nome, tanto ci siamo già capiti a chi ci stiamo riferendo. Allora, è arrivato il momento del secondo ed ultimo break pubblicitario, pochi istanti, poi torniamo qua, ci collegheremo con un collega da Genova, parleremo di Samp, perché con la Samp ci sono in ballo alcune cose, ma soprattutto c'è un altro nome esotico, anche se il paese non è assolutamente esotico, di un giocatore che la scorsa stagione ha vestito la maglia blu cerchiata. Pochi istanti, penalty. Il mondo del ciclismo con Pedale 5. Interviste, manifestazioni, campioni, i grandi protagonisti della bicicletta. Pedale 5 su Antenna 5. Quando passo io lascio sempre il segno. Sono il conto zero della Banca di Cambiano. Per dipendenti e pensionati che canalizzano stipendio o pensione sul conto. Zero costi, zero imposta di bollo, sì interessi. E anche polizze assicurative gratuite. Conto zero. Io colpisco a fondo. Il tuo conto zero. Scoprilo nelle filiali Banca di Cambiano o su bancacambiano.it. Passo dopo passo verso te con Viva Calzature. Per lui. Per lei. Le scarpe che accompagnano i tuoi piedi in ogni momento. In ogni stile. Viva Calzature Empoli. La certezza di un acquisto di qualità al giusto prezzo. Passo dopo passo verso te con Viva Calzature. Da Pace Giocattoli al limite sul Glarno troverai altalene, palo unico da €89,90. Oggi è difficile trovare qualità e buon prezzo. Per questo abbiamo studiato per voi offerte interessanti. Cose molto belle, a prezzi molto vantaggiosi. Se venite a trovarci, possiamo parlarne. Casa e casa, a Montelupo. La qualità, a buon prezzo. Casa, dolce casa, quando si parla di casa, della nostra casa, si parla di Leonori 2000, una delle aziende più importanti del centro Italia, che si trova a Baccaiano, zona industriale, Montesperto, di provincia di Firenze. Parlando di casa si parla di bagno, si parla di termocondizionamento, si parla di ristrutturazione magari di un ambiente importante. Leonori 2000, Baccaiano, Montesperto, di Firenze. Una soluzione per tutti. Pace Giocattoli, sono 1000 metri di esposizione e 3000 metri di parcheggio al limite sull'Arno.
21.46, rientriamo in diretta per il terzo ed ultimo spicchio della seconda puntata di Penalty Estate e lo facciamo riprendendo il discorso che ho un po' mozzato ad Alessandro, anche se Alessandro l'ha messa giustamente e l'ha vista da un'altra prospettiva, che è quello di Danilo Cataldi, giocatore che la scorsa stagione ha vestito la maglia rosso-blu del Crotone, quest'anno è tornato alla società di appartenenza, ovvero la Lazio, con la quale ha vinto lo scudetto primavera 2 anni fa. E qui dobbiamo anche fare veramente un applauso, un bravo ad Alessandro Marinai, che è stato il primo ad individuare l'identikit di questo giocatore. Abbiamo battuto un'esclusiva su planetempoli.it, si sono scatenati da Roma che ci hanno chiamato veramente in tantissimi e poi insomma la società piano piano si è scoperta, arrivando anche a far sì che il presidente Corsi abbia risposto a delle domande specifiche su Danilo Cataldi a delle radio che parlano di Lazio principalmente. C'è voglia di Danilo Cataldi, lo stanno dicendo un po' tutti, è il giocatore che potrebbe fare al caso dell'Empoli. Fabrizio Corsi si è addirittura sbilanciato dicendo: da noi sarebbe sicuramente un titolare. Beh sì, avevamo capito insomma che l'Empoli puntava dritto su questo giocatore, però come dicevo prima non sarà facile, perché pare, almeno in queste prime battute del mercato, che la Lazio non se ne voglia privare, e se ciò dovesse essere così, spero, come dicevo prima, che la Lazio lo faccia quantomeno giocare titolare, dia la possibilità a questo calciatore, che ricordo è un 94, quindi ancora un 94, l'anno di Aguirre, l'anno di Sai, l'anno soprattutto di Rugani, è una bella annata, insomma, una bella annata. 94, io spero con tutto il cuore. Un altro giocatore sul quale l'Empoli un po' c'è Pitelli. Spero con tutto il cuore davvero che Cataldi possa arrivare alla fine qua, perché sono convinto che qua avrebbe la possibilità di mettersi in mostra, di far vedere a tutti le proprie qualità, per cercare poi di andare ad imporsi in un campionato che mi pare che sia alla ricerca di conferme, di facce nuove e di un input diverso rispetto al trend degli ultimi anni. La pista di Cataldi potrebbe però, Alessandro, ammorbidirsi un po', passando da un giocatore che a Roma sponda biancoceleste piaceva molto lo scorso anno, ma continua a piacere anche adesso, che è il nazionale albanese terzino sinistro titolare dell'Empoli, El Said Isai. Potrebbero tornare a parlare le due società e potrebbero mettere sul piatto appunto Isai. Ricordiamo, si parlava lo scorso anno della cessione della metà del giocatore con la permanenza Empoli. Questo adesso non è ovviamente possibile, quindi se vendi tutto quanto il cartellino del giocatore, imprescindibile ovviamente che Isai debba rimanere anche la prossima stagione qua l'Empoli, ma però potrebbe essere una chiave. Sì, potrebbe essere una chiave, potrebbe essere che la Lazio si impegna ad acquistarlo e lasciarlo qua in prestito. Ci sono tante soluzioni, insomma, se c'è la volontà. Il problema è trattare con Lotito, che non è un problema di secondo piano. Però è vediamo... lungimirante per certe cose, mi sembra che possa capire, no, che il ragazzo, parlo di Cataldi, tenerlo un anno fermo a Roma sia controproducente in primo luogo proprio per la stessa Lazio, che comunque deve investire su questo ragazzo. Sì, su questo non c'è dubbio, però ripeto, lui è reduce, non è uno che dalla primavera si affaccia al grande calcio, allora gli si deve trovare una sistemazione. Lui è reduce da un bellissimo campionato in Serie B, quindi la Lazio in linea del tutto teorica potrebbe anche dire: va bene Cataldi, io lo inserisco nella rosa della prima squadra perché credo nel ragazzo, credo fortemente nelle sue qualità, e allora io lo faccio giocare perché è un mio patrimonio ed ho tutto l'interesse a farlo giocare. Però se lo deve tenere a marcire in panchina o peggio ancora in tribuna, difficile in tribuna visto che c'è una panchina lunghissima, però se dovesse non giocare, allora credo che Lotito farebbe molto bene a mandarlo in prestito, e vogliamo essere ancora di parte, quale migliore società dell'Empoli. Senti, questa è una domanda per te. Ci scrive un tifoso della Salernitana che ci chiede se Moro, Pratale e Pelagotti possono arrivare. Alberto Pelagotti ha appena parlato, non ci torniamo sopra, parliamo di Davide Moro e Francesco Pratali. Io direi uno sicuramente no, uno forse. Ma non so la situazione di Pratali, perché questo suo stand-by, chiamiamolo così, perché Pratali è stato comunque cercato
da Salerno, è stato cercato da Somma, è stato cercato dalla società. Mi risulta che avevano parlato anche di cifre, di contratto e raggiunto un accordo di massima, poi si è raffreddato un po' il tutto. Non vorrei che con l'avvento di Vitale a Pisa si fosse mosso qualcosa per portarlo appunto sotto la torre pendente, anche se sappiamo molto bene che non mi risulta che si lasciarono benissimo Vitale e Pratali, però penso che ci possa essere questo di ostacolo alla trattativa tra Pratali e la Salernitana, perché Pratali comunque aveva scelto di tornare ad Empoli per avvicinarsi a casa, adesso allontanarsi di nuovo per andare a 500 chilometri magari ci pensa due volte, anche se il richiamo, quello di Mario Somma, è molto forte. Allora Alessandro, abbiamo un gradito ospite in linea, il direttore di sampdorianews.net, Diego Anelli, che saluto. Ciao Diego. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Allora Diego, ti abbiamo chiesto di intervenire in questa puntata estiva di Penalty, dove parliamo principalmente di calcio mercato, per capire due cose. Parto da quella, perlomeno per noi, più difficile. Io ho fatto studiare il mio collega Alessandro Marinai, ma mi ha detto che è un po' impreparato. Spero di pronunciare bene il nome. Birik Bjarnason, giocatore islandese di proprietà del Pescara, che la scorsa stagione ha vestito in prestito appunto la maglia blu cerchiata. Ad Empoli è uscito il suo nome, è un profilo che potrebbe interessare. Io personalmente ho visto poco e niente, quindi mi affido a te per capire un po' di più di questo ragazzo. Ma sicuramente a Genova ci sarebbe aspettati qualcosa in più, sicuramente la sua stagione non è stata esaltante, come dimostrato dal fatto che la Sampdoria poi non abbia inserito nulla nella busta col Pescara per il possibile riscatto. Questo dimostra proprio l'intenzione della Sampdoria di liberarsi del giocatore. Diciamo che ci sarebbe aspettati un rendimento sicuramente ben diverso. Senza dare giustificazioni posso dire che il suo impatto non è stato tra i più fortunati. Fu lanciato da degli Rossi pochi giorni dopo il suo arrivo nel derby, poi nel quale poi la Sampdoria uscì con la rossa rotta perdendo poi per 3-0. Da lì ha faticato a trovare posizione in campo, ha collezionato pochissime presenze. Si era parlato al suo arrivo di un centrocampista molto fisico, capace di inserirsi negli spazi e di rendersi pericoloso sui calci piazzati. In realtà purtroppo ha lasciato poche tracce, questo è un peccato, perché poi diciamo che il suo rendimento nella nazionale dell'Islanda invece è stato molto positivo, portando la sua nazionale ad un passo nei mondiali, perdendo gli spareggi con la Croazia. Sicuramente è un centrocampista che il Pescara collocherà nuovamente nella massima serie. Si era parlato del Verona, si è parlato dell'Empoli, peccato, perché credo che sia un giocatore probabilmente senza le caratteristiche tecniche per fare la differenza, però credo che nella Serie A ci possa stare benissimo. Alla Sampdoria non ha trovato né collocazione tattica né quella continuità che probabilmente lui stesso si sarebbe aspettato. Tra l'altro, Diego, mi dicevano colleghi fidatissimi, grandi amici di Pescara, che lui assolutamente non vuole scendere di categoria, non vuole fare la Serie B, quindi lui si sente un giocatore da Serie A. Sì, sì, quella è la sua volontà, che è stata già ribadita la scorsa estate. Sicuramente a Pescara non resterà, anche per quanto ci risulta, il rapporto con l'ambiente non è comunque dei migliori. Probabilmente a Pescara si sarebbe aspettati che il giocatore potesse rimanere in Serie B per dare una mano alla squadra abruzzese per ritornare in Serie A. Lui cerca collocazione, credo che soprattutto nelle squadre comunque per un centro classifica, comunque lotta per la salvezza, penso che il giocatore possa trovare a breve collocazione. Sì, ciao Diego, ti volevo chiedere questo: in un 4-3-1-2 potrebbe essere collocabile? Credo di sì, diciamo che sia degli Orsi che Mihalovic, soprattutto degli Orsi che ci ha puntato maggiormente, non sono riusciti a trovargli la posizione ideale. Io credo che forse un centrocampo a 5 potrebbe essere la soluzione migliore, perché almeno dal punto di vista teorico credo che se sia bene fisicamente abbia le possibilità per comunque realizzare gol pesanti inserendosi negli spazi. Un centrocampo a 3 potrebbe rendere,
però deve essere secondo me al top della condizione fisica che a Genova, anche senza avere grossi problemi, non ha mai dimostrato. È arrivato un pochino forse appesantito, un poco passato. A un certo punto nelle prime partite con Mihajlovic sembrava che fosse tornato su livelli importanti, mi ricordo in primis la partita con il Sassuolo vinta dalla Sampdoria, poi purtroppo nelle prestazioni successive è tornato ad un livello sicuramente non ideale. Senti Diego, il secondo argomento per cui ti abbiamo chiesto la tua partecipazione ovviamente è quello legato a Massimo Maccarone, ma per capire unicamente questo, come a Genova adesso ma anche in questi anni si sta vivendo questa situazione dove Massimo Maccarone si è esposto in maniera molto importante e facendo ovviamente, passami il termine, outing, dicendo che lui vuole unicamente vestire la maglia azzurra. In queste giornate, in questo periodo, si sta cercando di trovare la soluzione migliore, che dovrebbe essere, io credo, quella della risoluzione contrattuale tra Maccarone e Sampdoria. Ricordiamo che Maccarone ha uno stipendio molto importante che si aggira intorno ai 600.000 euro annui. Ecco, a Genova come la si sta vivendo la cosa? Ma diciamo che Maccarone è ormai considerato da un paio d'anni ormai un ex, credo che l'esperienza da Sampdoria sia stata chiusa purtroppo in malo modo già da molto tempo, purtroppo anche lui ebbe secondo me comunque qualche attenuante importante, arrivò a gennaio nell'anno della retrocessione, una squadra che ha chiuso il giorno di andata a 27 punti, lo concluse a 36, quindi un giorno di ritorno clamoroso, in negativo. Lui arrivò a gennaio in una squadra rimasta a Maiorfana di Cassano e poi pochi giorni prima di Pazzini arrivò con una eredità pesante, ebbe anche gravi problemi personali che sicuramente non lo aiutarono in un momento molto difficoltoso. Diciamo che si rimasi più che altro delusi secondo me sul suo rendimento poi nei sei mesi in Serie B, dove ci si sarebbe aspettati sicuramente una grande stagione, andò via poi a gennaio non lasciando traccia. Io credo che sia scontato, a mio parere, anche per la volontà dei diretti interessati, il ritorno all'Empoli. Bisogna poi valutare con la Sampdoria poi la migliore soluzione. Noi su Sampdorianews.net abbiamo intervistato la settimana scorsa il suo procuratore Paolo Fabri, che ha confermato la ferma volontà dell'attaccante di tornare a Empoli, evidenziando però come la situazione sia in stand-by, che ci si sia comunque un pochino in alto mare in attesa diciamo della possibile incontro tra Empoli e Sampdoria, anche perché il club blu cerchiato è reduce di un cambio di proprietà che sicuramente ha un po' rallentato le varie operazioni di mercato. Certo. Diego, io ti ringrazio infinitamente, poi ci sentiremo insomma nel corso di questo calciomercato e durante ovviamente la stagione, visto che quest'anno, lo dico con grande fierezza e con grande orgoglio, facciamo la vostra stessa categoria. Grazie mille Diego, direttore di sampdorianews.net, per tutte le informazioni blucerchiate. Vi ricordo di andare su questo bellissimo sito in sinergia con pianetaempoli.it. Così Alessandro, rispondiamo anche ad un amico che ci ha scritto da casa, Ugo, che il suo commento è: Mac che fa? Samp per fare la panchina? Ma no, Mac non farà la Samp, Mac farà l'Empoli, deve trovare, abbiamo detto adesso, deve trovare l'accordo con la Samp per liberarsi di questo contratto, dove ovviamente dovrà avere una buona uscita, quindi si sta limando su questo, perlomeno questa è l'impressione che stiamo avendo. Non sarà semplice, vorrà un po' di pazienza anche in virtù del cambio, Alessandro, di proprietà che c'è stato in seno ai blu cerchiati, però il destino di Maccarone io credo che sia scritto, non lo vedo in nessun'altra squadra e non è possibile che Maccarone non possa essere nell'Empoli la prossima stagione. No, lo credo anch'io, ne sono convinto. Sarebbe però importante cercare di sbrigare la pratica. Lui freme. Sì, nel minor tempo possibile, perché se si dovesse andare a fine mercato sarebbe un problema per l'Empoli, sarebbe un problema perché comunque salterebbe una preparazione, non ci voglio pensare, ecco, io tanto parliamoci chiaro, certo. La soluzione è unica, perché lui vuole qua, perché la Sampdoria non ha interesse a tenerlo sotto contratto, cioè appunto da trovare questo accordo sulla cifra, perché comunque il discorso è legato tutto alla buona uscita della rescissione contrattuale per poter riabbracciare Maccarone, che sono convinto, ripeto, certo, lo faremo, spero prima che dopo.
Sandro ci chiede se la proposta Birsa ci può interessare, il nome uscito sui siti specializzati quest'oggi, per adesso non trova riscontro, ci stiamo comunque adoperando, Birsa del Milan, per adesso non trova riscontri, non appena qualcosa si muoverà su Pianetempoli.it saremo... Poi c'è un'altra domanda per te, Alessandro. Devo dirti che il profilo tracciato da Diego Anelli di Sandone News di Bianas non mi fa niente impazzire. No, non ci fa impazzire, ma non lo so se poi alla fine si concretizzerà o rimarrà uno dei tanti nomi battuti in questa sessione di calciomercato. Antonio, il nostro amico Antonio da Palermo, ti fa una domanda e ti chiede questo: se a fianco di Valdifiori e Croce punteresti su un giovane di belle speranze o su un centrocampista esperto con diverse partite in Serie A e dalle spalle? E poi lui vorrebbe sempre da te un giudizio su Siligardi in attacco, come lo vedi Siligardi? Ma Siligardi lo vedo difficilmente collocabile negli schemi di Sarri, anche se è un giocatore importante, mentre a centrocampo credo di essermi già espresso più volte. Io voglio una squadra giovane perché credo che l'anno prossimo sarà l'anno contraddistinto dai giovani, perché poi i giovani hanno entusiasmo, perché a Empoli fanno sempre bene, e quindi io voglio Cataldi. Allora, dicevamo, ci leghiamo anche al concetto di giovani, abbiamo detto in apertura di trasmissione, giovedì prossimo ci concentreremo molto, torneremo a parlare in maniera approfondita di settore giovanile, dovremmo avere, uso il condizionale, ma al 99% sarà qua con noi, il nuovo responsabile del settore giovanile Marco Bertelli, verrà anche a trovarci, ovviamente ritornerà anche Fabrizio Ferravanti, che è l'esperto per antonomasia di settore giovanile. La settimana prossima dovrebbero essere diramati i nomi degli allenatori che comporranno appunto la squadra del settore giovanile azzurro. Ci aspettiamo qualche novità, per adesso ovviamente è tutto strettamente riservato. Possiamo anticipare forse la conferma di Mario Cecchi sulla panchina più importante, quella della primavera, però poi veramente di più non sappiamo e non possiamo dire. Ci sarà una conferenza stampa in cui Bertelli diramerà questo e poi giovedì lo avremo qua ospite a Penalty per parlare di questo aspetto, Alessandro, che è un aspetto fondamentale, perché il settore giovanile è il nostro fiore all'occhiello. È il semilavorato, no? Il famoso semilavorato. Per richiamare la battuta di Stefano Calistri, il segretario dell'Empoli, è importantissimo il settore giovanile, a maggior ragione il prossimo anno, perché, come ti dicevo prima, io punto sull'anno del giovane, ecco, il campionato italiano deve essere incentrato sul giovane, il settore giovanile dell'Empoli dovrà anche, per così dire, riscattarsi un po' da questa annata che non ha regalato moltissimi successi, c'è stato questo cambio alla guida e quindi vedremo cosa riuscirà a fare Bertelli, di cui si dice un gran bene per quello che ha fatto a Capezzano Pianore. Siamo in chiusura di trasmissione, abbiamo aperto la puntata con un comunicato per la scomparsa che ci ha addolorato molto di Ciro Esposito, rimasto coinvolto appunto negli scontri che hanno preceduto Fiorentina Napoli di Coppa Italia. Ci vengono girate due cose su Facebook, mi piacerebbe farle vedere prima di salutarci. Marco, un tifoso azzurro, questo è un contributo, una piccola cosa, un piccolo segnale che anche ad Empoli è stato lasciato, e poi questa lettera che leggiamo con piacere, io credo che sia il fratello di Ciro Esposito, non vorrei sbagliare, se sbaglio vi chiedo scusa. La morte è una porta che si apre in un momento della nostra vita, chi la attraversa non deve più soffrire, ma soffre chi c'è stato vicino fino alla fine. Eppure il dolore lascia ben presto il posto alla dolcezza del ricordo che portiamo nel nostro cuore. Questo ci darà forza e motivo di vivere al meglio la nostra vita, e così facendo onoriamo coloro che abbiamo perduto. Ciro, vivi ancora una volta, mettiamo insieme veramente al cordoglio per questo ragazzo, per questa morte che fa ancora una volta male al calcio. Noi ci vediamo giovedì prossimo per un'altra puntata di Penalti Estate, appunto in compagnia di Marco Bertelli. Da domani le repliche della trasmissione, tutti i giorni sul pianetaempoli.it gli aggiornamenti anche sul calciomercato, e poi la sera ai notiziari di Antenna 5. Ora e sempre, forza Empoli!
Salve a tutti, sono Silvano Lazzarini.